In saletta la dottoressa. Grazie. A questo punto, vedete che il conciliatore ha chiesto di entrare in sessioni private, ovvero in questa fase avrà la possibilità di porre alle parti, prima una poi all'altra, delle domande mirate volte a far emergere gli interessi reali che dovrebbero scavalcare quelle che di solito ostacolano il potenziale raggiungimento di un accordo, ovvero le questioni di principio. Bene, signor Bianchi. Allora, vediamo se una volta stemperati gli animi si riesce a parlare in maniera un pochino più serena di questa questione. Proviamo. Una questione che probabilmente non è neanche la prima volta che voi affronterete in generale, visto che siete da così tanto tempo sul mercato. Dimmi un pochino meglio cosa ne pensa lei personalmente di quelle rimostranze fatte dalla signora Maria Io Rossi. un po' devo insistere sul concetto che quando si fanno certi tipi di viaggi bisogna un pochino essere preparati a questi disagi. Non volevo dire l'Africa e l'Africa sempre per offendere qualcuno, ma indubbiamente in paesi meno organizzati turisticamente certi disagi si possono verificare con maggiore frequenza. Ecco, uno dei motivi per cui ricordavo prima il lungo tempo trascorso cui Delta Tour si occupa di questi viaggi e quindi è un operatore del Sì. settore, era più che altro mirato, glielo confesso, a domandare se Delta Tour ha avuto in precedenza altri casi del genere e come ha pensato di risolverli, se li ha Questa domanda risolti. mette un po' a disagio, però insomma, un Siamo qui pochino mi infatti tocca. noi. Vabbè, insomma, proprio perché siamo. Proprio perché, come ho detto prima, tutto quello che E verrà mi detto qua dentro, raccomando, se lei non mi autorizza espressamente, io non lo su comunico questo, ad allora le altra posso parte a nessun dire altro. che devo ammettere che insomma, ultimamente per un episodio non felice accaduto l'estate scorsa, la Delta Tour è stata presa un po' di mira dai giornalisti. Ecco, è lecito domandare se c'è qualche disponibilità a riconoscere Ma qualcosa ai Coniugi Rossi in questo senta, singolo noi avevamo episodio? fatto un'offerta di 100 euro, insomma. Per la verità poteva essere un'offerta un pochino stretta, ecco, noi potremmo eventualmente sostenere le spese del procedimento, su questo siamo senz'altro disponibili, potremmo insomma, a quella proposta di monetizzare con 100 euro il ristoro dei disagi aggiungere per esempio un bonus valido per la coppia di 200 euro da utilizzare in un prossimo viaggio, perché proprio noi desideriamo far sì che i clienti proseguano e continuano a utilizzare i nostri servizi. Ecco, questo direi che in questo ambito ci potremo senz'altro muovere, insomma. È possibile immaginare una qualche forma ulteriore, diciamo così, di indennizzo? Lei consideri, per esempio, il disagio, da quello che ho capito io, una buona parte del disagio si è verificato nella seconda settimana, quando i coniugi rossi sono trovati a che fare, no? Prima con il problema della fuoristrada in panne e poi il problema della tubatura rotta che ha causato danni Sì, al però loro capisco cosa vuol dire. bagagli e tutto il resto. Cioè, lei ritiene che la proposta che abbiamo fatto non sia ancora sufficiente? Noi, insomma, non so, ora, ripeto, non ho molti margini, ma un ulteriore passo avanti lo posso fare, ma dopo questo non credo di essere in grado di fare altro. Noi potremmo offrire, così sempre come diciamo, ristoro un po' dei danni subiti, un set di valigie, un set di articoli da viaggio, una Che valigia, un generi? trolley, di quelli che noi riserviamo anche a clienti qualificati, insomma, quindi oggetti di buon livello, insomma. Ha idea di che valore commerciale potrebbe Direi avere? che al dettaglio queste cose raggiungono tranquillamente i 400 euro. Ho capito. Dopo non mi chiede di più. No, sicuramente non le chiedo di più, nel senso che comprendo sicuramente da tutti questi suoi piccoli passi che c'è una disponibilità da parte di Delta Tour di arrivare a una Sì, soluzione conciliativa. Benissimo, esatto. io a questo punto ringrazio lei, la chiedo di seguire il dottore. Senz'altro.